tagliamo. E allora siamo allo stand Moto Days della prestigiosa KTM con Paolo. Paolo Fabiano, responsabile marketing comunicazione. Ci sono delle novità in anteprima qui per il Moto Days a Roma della KTM? Ma è la prima volta che mostriamo al pubblico romano le novità che abbiamo presentato a ECMA, che sono le piccole 125 e 390 RC, quelle che si ispirano, diciamo, alla moto campione del mondo della Moto 3. Quindi tu mi confermi il fatto che il Moto Days rimane un riflesso dell'ECMA, Ma noi abbiamo, se avessimo una novità vera e propria, l'avremmo presentata sicuramente qui in anteprima. E la cosa più importante per noi è mostrare al pubblico di Roma, e non solo di Roma, che perché è importante, ci sono tanti altri visitatori che vengono dal centro sud, e far vedere la presenza del marchio, un marchio che sta crescendo sempre di più. Le novità, sì, andiamola a vedere. Sì, le novità sono molte, perché vogliamo cominciare con quella più vicino, regia. Sì, questa la 1190 Adventure è la nostra moto di punta per quel che riguarda il settore travel delle grosse enduro stradali. La novità principale, questa è veramente una novità per il pubblico di Roma, è che questo modello 2014 è dotato di Moto Stability Control, che è un sistema sviluppato in collaborazione con Bosch, che consente di ottimizzare l'utilizzo dell'ABS anche in percorrenza di curva. Quindi possiamo dire che questo modello è sicuramente la moto più sicura al mondo, in quanto siamo gli unici al mondo a montare questo strumento. Quindi un ABS anche in curva? Sì, l'ABS funziona, di solito funziona anche in curva, però questo sistema consente di ottimizzare l'ABS, il funzionamento, e di fare in modo che anche in percorrenza di curva le ruote non si blocchino e che in caso di necessità non si rischi di andare dritto alla curva, come la maggior parte dei motociclisti sanno che può succedere. Che è appunto il momento peggiore a livello di sicurezza, soprattutto sul bagnato e in condizioni difficili. Allora andiamo alle altre novità, mi diceva il collega, sono queste moto comunque sempre sono da enduro? No, queste sono stradali. Stradali, sono carenate, stradali, andiamola a vedere. Carenate, andiamola a vedere, sono le novità, sono la RC 390 e la RC 125. Sono state presentate in anteprima mondiale a ECMA, ma qui le presentiamo, siamo prossimi alla commercializzazione che avverrà verso l'estate, tra l'inizio e la fine dell'estate. Prezzo, vogliamo parlarne un po'? Sì, per la 125 siamo attorno ai 5.000 euro e per la 390 siamo attorno ai 5.500. Sono moto destinate ai giovani. Nel settore naked 125 noi siamo leader di mercato, i ragazzini apprezzano la nostra Duke 125, anche la Duke 390 è un leader di mercato. Grande successo l'anno scorso qui, le Duke, no? Sì, le Duke furono presentate qui, fu un grande successo, vanno benissimo, e anche ci aspettiamo che anche questa sportiva carenata di ispirazione racing, come potete vedere alle spalle c'è la moto di Salom, la moto ufficiale Factory, la Moto 3, quella che corre nel mondiale e che per molti ragazzi è fonte di ispirazione, perché sicuramente i ragazzini sedicenni, diciottenni avrebbero tutti voglia di montare su questa Factory Bike, che è proprio quella originale utilizzata dal pilota spagnolo per correre il mondiale Moto 3. Un'altra grossa novità dall'altra parte dello stand. Benissimo, andiamo. Andiamo con oggi molta affluenza, il giorno forse più pieno qui al Moto Days, ma c'è anche domani, domenica, è l'ultimo giorno. Sì, l'affluenza è entusiasmante, il pubblico romano ha risposto in modo assolutamente positivo. Sì, eccezionale, positivo, ci aspettiamo grandi numeri anche quest'anno. Ecco, quella che vedete qui è la The Beast, come l'abbiamo chiamata, la Bestia. La Bestia. Sì, è una moto da 1290 cc, 180 cavalli, 189 kg. Oggi possiamo dire che è la naked più tecnologica e più performante del mercato. Non c'è nessun'altra moto che abbia questo tipo di performance, e soprattutto un'elettronica così evoluta che consente a chi la porta di guidare rilassato nonostante abbia una potenza ormai da quasi da MotoGP. Allora parliamo di questo colore KTM arancione. Sì, l'arancione è il nostro colore dominante, è il colore della positività, il colore dell'allegria, della passione anche, non è solo il rosso la passione, ma anche l'arancione per i motori è passione per noi. Quindi arancione è sinonimo di KTM, no? Sì, assolutamente, tutte le nostre moto sono riconoscibili o per i colori delle sovrastrutture o per i colori del telaio, nel caso
delle Moto Factory e sono assolutamente riconoscibili. Tutti si stanno appassionando, moltissimi motociclisti si stanno appassionando, e questa passione nasce anche dal fatto che noi diamo la possibilità di provarle queste moto. Infatti, grazie, fuori anche alla fiera, sì, no? Grazie all'area esterna, allo spazio esterno, molti utenti hanno potuto provare le moto, specialmente noi abbiamo messo a disposizione la 1190 Adventure, appunto quella dotata di Moto Stability Control sviluppato da Bosch, e anche la 390. La 390 Duke è uno dei modelli più interessanti per il mercato delle medie cilindrate. Bene, allora chiudiamo con un colpo d'occhio, poi abbiamo i classici della KTM per il cross, giusto? Sì, abbiamo le moto da cross, abbiamo la moto di Tonino Cairoli, anche il suo abbigliamento ufficiale, quindi lì al centro, quella che è una sua replica, e dietro abbiamo la moto campione del mondo enduro con Antoine Meo, che è una chicca per gli appassionati. E poi abbiamo anche la moto di Marc Coma, che è stato recente campione della Dakar, ha vinto la Dakar 2014, si è aggiudicato il quarto titolo e tredicesimo titolo consecutivo. È importantissimo. Sì, per noi la Dakar è una grandissima... Una corsa... si svolge in Argentina adesso, sì, no? Sì, si svolge in Argentina, ma non ha perso il suo fascino. Cile, Sud America. Sì, Sud America completo, Cile, Argentina e Perù, e diventa... Un punto di riferimento per noi, perché siamo leader, e da queste moto nascono poi le moto che possono essere vendute, tant'è vero che la 450 Rally verrà commercializzata a partire da giugno per chi se la vorrà fare sua. È una moto completamente costruita a mano, piuttosto quindi esclusiva. La Dakar quindi come test è importantissimo, no? Proprio su, per poi far... per provare quelli che sono poi i prodotti che vengono, no? le moto che poi vengono usate e commercializzate, no? Quindi un test estremo, certo, proprio per... Sono tutti dei banchi di prova. Noi siamo un'azienda che ci vantiamo di chiamarci anche Ready to Race. KTM è sempre Ready to Race, vuol dire che... Pronto a correre. Sì, esatto, la tecnologia sviluppata dai nostri campioni sulle moto da gara viene in pochissimo tempo riportata sulle moto di serie. Questo ci consente di fare delle moto che siano assolutamente entusiasmanti nella guida e molto performante. E quindi la Dakar, che possiamo definirla la regina delle, no, delle corse, dei rally anche avventurosi, sì, del fuoristrada, voi siete i protagonisti indiscussi nel settore. Sì, siamo i protagonisti, e questa tecnologia, questa esperienza ci consente poi di riportare le nostre conoscenze sulle moto di serie e di fare dei prodotti eccezionali. Ricordo che la KTM è austriaca, giusto? La KTM è austriaca, sì, è un marchio austriaco, però in Italia sta prendendo ancora sempre di più. Noi stiamo guadagnando quote di mercato, abbiamo raggiunto degli ottimi livelli di penetrazione nel mercato, quindi siamo molto contenti che le cose stiano andando bene. Benissimo, ti ringraziamo, grazie. E complimenti ancora. Grazie, arrivederci. Grazie a voi. Grazie. Perché l'anno scorso